Quando la Commissione europea intercetta Napoli, io sono sicuro, sa di intercettare una città che non è facile. Napoli è una grande città con sempre una grande capacità di fare opinione, sempre la capacità di avere una schiena dritta. Difficilmente subiamo dall'alto i provvedimenti, ma vogliamo dal basso essere partecipi. La Commissione europea ha scelto Napoli come capitale europea della mobilità. E per far conoscere ai giovani le opportunità di mobilità nell'Unione Europea, oggi e domani in Piazza Dante, dentro e fuori la tendostruttura di 200 metri quadrati allestita per l'occasione, il Comune, gli Atenei, le agenzie nazionali responsabili dei programmi di mobilità, enti ed associazioni hanno predisposto sessioni informative e formative, oltre che performance artistiche, per richiamare l'attenzione sull'importanza di fare esperienze di studio, formazione e volontariato all'estero, per ampliare le competenze linguistiche, sociali e professionali e migliorare le opportunità di accesso al mercato del lavoro. Dobbiamo quindi come città, grande città del nostro paese, realizzare un'offerta seria sulla mobilità giovanile ma sullo sviluppo dei giovani. Giovani che devono avere sempre più spazi, come io ogni giorno sto provando nell'esperienza nella Giunta dei Magistris, spazio non con le parole ma con i fatti, anche con la capacità di sbagliare, fateci sbagliare, ma con la capacità poi importante di dare tecnica al talento che c'è. Perché c'è tanto talento, c'è tanta capacità di incidere, progetti e impegni di associazioni giovanili che hanno uno straordinario impatto sociale, però poi manca la tecnica, manca il linguaggio di poter accedere al diritto di un finanziamento, manca il linguaggio di poter accedere ad un'opportunità, e se siamo qui in tutto è perché crediamo che c'è questo gap che insieme va riempito.